Un altro protagonista di questa giornata è Claudio Cesaroni con del liceo scientifico. Di Trivi SRLS. Eccola qua. Carta sbagliata, perfetto, ma non ci preoccupiamo, tanto pensiamo alla sostanza, insomma non all'apparenza. Allora, 3B e praticamente migliora la qualità della vita di chi ha un'allergia. Sì. Voglio dire, ce ne sono tante di persone che sono allergiche, come funziona? Esatto. Allora, noi ci siamo posti questo problema proprio perché, dicevo poc'anzi, abbiamo una derivazione, tutti e tre siamo io, Antonio Maria Tenace e Sara Romano, deriviamo comunque come ex colleghi da un ambito di sicurezza sul lavoro. Quindi ci siamo anche interfacciati in un primo tempo con ristoratori. Abbiamo colto anche i problemi da parte loro nel scrivere sul menù determinate situazioni. Ma ci siamo accorti che c'era un bacino in aumento, che erano le persone intolleranti o le persone che hanno delle allergie, che rischiano la morte quando scelgono un locale o un altro. Come anche ci siamo accorti che manca un vero e proprio rispetto nei confronti di chi ha una filosofia alimentare, che possa essere koshel, halal, vegetariana o vegana. In questo senso abbiamo declinato poi un applicativo che è Frit, e abbiamo sviluppato tutto internamente, questo anche perché ci dà una maggiore forza di controllo e anche di possibilità di interagire con altri soggetti già sul mercato. Questo perché non ci siamo mai posti in un'ottica aggressiva nei confronti di altri, ma crediamo molto nella sinergia, e ecco anche perché la nostra partecipazione a Best Practice. In questo senso noi abbiamo quindi creato l'applicativo, che si fonda sulla possibilità da parte di un utente. Accogliamo un altro ospite, nel frattempo se l'ho interrotta. Allora, stavamo dicendo. Sì, una possibilità da parte di un utente di, con un suo profilo, decifrare la sua intolleranza e allo stesso tempo scegliere un locale o valutare il locale con un frit positivo o un frit negativo a seconda di quanto il locale è trasparente nei confronti delle scelte alimentari o delle intolleranze. Da parte invece del ristoratore c'è la possibilità di caricare poi un menù, ricevere quindi feedback dai consumatori ed anche allo stesso tempo avere poi dei dati previsionali, una dashboard con quanto sappiamo per un ristoratore può essere importante la parte dati sul perché magari un magazzino è ancora pieno di una mozzarella a basso contenuto di lattosio o anche un latte di tipo non vaccino, una bevanda al gusto di latte, ma in realtà questo piatto viene aggiunto tra i preferiti ma non si ha poi una vendita. Quindi questa è una logica che può svilupparsi poi nell'ottica di marketing o può poi svilupparsi nell'ottica anche di ordinativi di magazzino, quindi in un'ottica di business successivo da parte del ristoratore stesso. Perché i locali sono contraddistinti da tre colori diversi? Allora, i locali sono contraddistinti da il rosso, che nel momento in cui c'è un aumento del frit negativo di quel locale, dove non c'è una scrittura della recensione, è una sorta di pollice su, pollice giù. Questo porta essenzialmente a una logica di immediatezza e allo stesso tempo di non categorizzare un'antipatia del cameriere o altro. È essenzialmente quello il nostro obiettivo, cioè la trasparenza del menù. Il verde, quindi se c'è una parte di frit positivo, se c'è un grosso delta di utenti che danno quasi un certificato al locale o anche c'è da parte del locale stesso una voglia di, in un'ottica freemium che abbiamo declinato, di interagire, quindi noi veniamo a conoscenza che ci sono comunque all'interno del locale, personalmente verifichiamo delle buone pratiche all'interno del locale di trasparenza o altro, c'è la possibilità di ottenere il certificato da parte di Frit, quindi che è possibile ottenere o con una parte diciamo consulenziale o con una parte di forte engagement da parte dello stesso. Queste notizie come arrivano? Cioè c'è una parte in cui si può lasciare il frit è lasciabile sulla piattaforma e automaticamente viene calcolato il delta. Ovviamente è certificato, nel senso che noi adesso in questo momento non possiamo lasciare un frit su un locale qui fuori perché ci verrà detto che il locale è troppo distante.
questo per eliminare una mercificazione che ha contraddistinto altri applicativi nell'ambito recensione. E insomma, le persone allergiche ovviamente ringraziano. Grazie a Claudio Cesaroni. Grazie a voi.